Buongiorno a tutti, benvenuti alla piattaforma Autori ai domiciliari. Grazie a tutti per essere qui con noi. E diamo il benvenuto a un ospite speciale che è la scrittrice Federica Storace. E ovviamente saluto la scrittrice Isabella Nicora, con cui collaboro per questa intervista e che insieme a me gestisce la piattaforma Autori ai domiciliari. Domiciliari. Allora, Ciao, ciao a Federica. tutti. Innanzitutto spero che stiate tutti bene, che tutti coloro che ci guardano in questo momento in qualche Sì. modo stiano tenendo duro, perché tutti quanti stiamo attraversando un periodo bruttissimo. Che più o chi meno, insomma, si trova ad affrontare un momentaccio. E io attraverso dei periodi più bui, ad altri un po' meno, insomma, vado ad alti e bassi, tengo duro, però mi auguro con tutto il cuore che tutto presto, insomma, in qualche modo finisca e si ritorni presto alla normalità. Entriamo comunque nel vivo della nostra intervista. E mi rivolgo subito alla nostra carissima autrice Federica Storace e le chiedo, le faccio la domanda canonica: chi è Federica Storace? E ti chiedo di parlarci un pochino di te. Beh, ora non c'è tantissimo da dire. Io sono sposata, ho due figli ormai grandi, grandicelli, e faccio l'insegnante al momento di lettere in una scuola media. In questo momento sto vivendo l'ebbrezza della didattica online, perciò l'esperienza di questi arresti domiciliari forzati da coronavirus sono arricchiti da questa avventura molto molto particolare e ho iniziato a scrivere fin da ragazzina, però poi ho pubblicato in maniera quasi casuale il mio primo romanzo nel 2006 con Paolo, La famiglia non è una malattia grave, e anche il secondo romanzo era di tipo autobiografico, Banchi di scuola nel 2010 con Matteo Editore. Poi sono un altro genere, in maniera del tutto anche lì casuale, e ho pubblicato due raccolte di racconti. Impossibili ma non troppo, storie di cuore e fantasia, editrice LDC, insieme con un'altra autrice, Anna Maria Frison. E questi erano racconti molto particolari perché, intanto perché era la prima volta che scrivevo racconti. Poi perché erano scritti a quattro mani con un'altra autrice che tra l'altro condivide con me molte cose perché anche lei è un'insegnante e appassionata perciò di tutto quello che riguarda non solo la scuola, l'educazione, i giovani, ma la cultura in generale, ma è malata di Parkinson, per cui questa esperienza di scrittura a quattro mani è stata molto particolare perché ovviamente abbiamo dovuto trovare degli escamotage molto originali per superare la barriera impossibile che nel nostro caso era la malattia. Un impossibile che però poi è stato possibile perché questo libro si è realizzato, abbiamo trovato una casa editrice che ha interpretato veramente bene quello che noi volevamo comunicare, ha realizzato un libro con una grafica eccezionale. E questo libro ha venduto molte copie, ne vende ancora, e è una raccolta di fiabe e favole che però possono essere letti sia da adulti che da bambini. Cioè non c'è un target specifico perché chiunque legge può trovare la sua interpretazione di lettura e l'abbiamo usato moltissimo per fare molti laboratori di scrittura creativa. Anche ad esempio mi viene in mente in collaborazione con il municipio della Media Val di Zagno durante la festa della lettura. E il libro, l'ultimo che sto presentando in questo tempo di coronavirus, è un'altra raccolta di racconti, Scialla e poi Stenti, Pedrazzi Editore. E questa è una raccolta sempre di racconti, però che ha qualcosa di diverso rispetto a quella precedente. Poi naturalmente lo scrivere si traduce anche nel partecipare a vari concorsi,
ho diversi racconti inseriti in antologie, e proprio perché quando io ho un po' di tempo libero, il mio modo di rilassarmi è leggere, scrivere, raccontare, inventare storie. Certo, certo. Allora, lascio la parola un attimo a Isabella. Isabella, sì. Hai preparato delle domande alla nostra Federica? Ma guarda, io qualcosa già Federica ci ha illustrato, perché volevo un po' capire quando, nel suo caso, quando ha iniziato ad avere questa smania di scrivere, questa voglia, se mi pare di capire che già da ragazza, insomma, già da parecchi anni tu scrivi, non è una cosa di quest'ultimo periodo, quindi quasi da ragazzina, diciamo. Che... Sì, ma io proprio già credo che fosse uno dei talenti, come c'è chi sa disegnare, chi sa fare delle cose, tante belle cose, io non ne sapevo fare tante altre, però mi piaceva tantissimo. Mi piaceva scrivere, certo, quindi già... Però ecco, alla pubblicazione ci sono arrivata in maniera veramente assolutamente casuale. Sì. Ecco, proprio come si è arrivata? Sì. Ma guarda, devo dire grazie alle mie amiche, perché io avevo messo giù questo romanzo, che è proprio autobiografico, che parlava di noi, di me, della famiglia, cambiando i nomi, e degli amici, no? Perciò tutte le vicende delle famiglie che si trovano a vivere l'esperienza che va dall'innamoramento all'esperienza bellissima matrimoniale fino all'arrivo dei figli con relativo sconvolgimento e problemi di vita organizzativa pratica che mandano in tilt, no? Ecco. Certo, è naturale. E perciò ne risultava un romanzo molto comico, che però proponeva anche delle tematiche di attualità sociale che purtroppo con il passare del tempo vedo che non è che, voglio dire, si siano risolte più di tanto, ad esempio tutte le difficoltà che una donna ha nel conciliare la sua carriera lavorativa, ad esempio, sì, con la famiglia, la gestione, certo, della maternità, eccetera. Certo, e sono state le mie amiche, leggendo, che mi hanno detto: no, questo è troppo divertente, mandala a una casa editrice. Io, a dir la verità, l'avevo scritto perché avevo paura che col passare del tempo poi certe cose andassero dimenticate, no? Certe vicende, avventure, disavventure vissute con i bambini, no? Una specie di diario, quindi tuo uso, sì, personale, esatto, però poi è diventato un libro, insomma. Sì, però poi mi è arrivata la proposta da una casa editrice e allora ho firmato il contratto e mi sono ritrovata in questa nuova realtà del campo e della editoria. Sì, certo, sì. Certo. E allora poi ho continuato. Sì, è ben logico, insomma, poi una volta che si entra, diciamo, nell'ingranaggio, no? Poi rimani invischiata, ma è tanta anche la voglia di andare avanti, perché quando sì, si... è vero. Diventa quasi indispensabile scrivere, insomma, almeno sì, che sia un po' per tutti così. Senti, parlavamo del tuo ultimo libro poco fa, raccontaci qualcosa di più specifico, qualche racconto in particolare. Ecco, una cosa che ti volevo chiedere, che mi incuriosisce: i tuoi ragazzi, i tuoi studenti hanno letto questo libro, cosa ne pensano? Sì, i miei studenti, io vabbè, chiaramente ho lasciato la lettura libera, so che molti l'hanno letto e ovviamente devo dire anche che in diversi mi hanno, mentre sapevano che lo stavo scrivendo, mi hanno anche dato un suggerimento per il titolo, perché io cercavo un titolo che richiamasse un po' il linguaggio dei ragazzi. Certo. E intanto il libro lo faccio vedere, è questo, vediamo se riesco. Qua, ecco, bellissimo, così qua. Forse ce la possiamo fare. Bravo, perfetto, perfetto. Ecco. E dici anche l'editore. E Pedrazzi Editore, e praticamente la copertina l'abbiamo scelta ispirandoci un po' a Banksy, mi viene in mente perché proprio ieri ho visto un'intervista che, essendo anche lui confinato in casa, si è dilettato nel dipingere le pareti di casa, e ieri hanno fatto vedere questo servizio molto carino, no?
E noi abbiamo scelto sì questa copertina perché richiama i ragazzi e perché richiama questa street art di Banksy. Il titolo mi hanno aiutato i ragazzi a sceglierlo, perché io volevo che nel titolo entrasse una parola almeno che facesse parte del loro linguaggio, cioè quello che usano per comunicare tra di loro. E perciò il libro si intitola Scialle poi splendi, che vuol dire stai tranquillo, prendila basta, cioè non mettermi in fretta, eccetera. Però poi arriva, come dire, che è la loro posizione, no? Nei confronti dell'adulto quando sono adolescenti, spesso anche un po', come dire, ribelli, oppositori nei confronti dell'adulto che rappresenta tutto quanto c'è di più antipatico, antiquato, il mondo possa mostrare. E perciò questo doppio messaggio, sì, prenditi, stammi distante, non mi stressare, però poi dall'altra parte c'è l'adulto che dice sì sì, io ti lascio il tuo tempo, però poi tu splendi, no? Perciò scialle poi splendi, perché poi lo scopo di chi educa, secondo me, o di chi comunque è genitore, ha figli, in qualche modo comunque ha contatto con le nuove generazioni, è fornire loro i mezzi perché possano realizzare i loro sogni. Certo, assolutamente, certo, bellissimo. Bene, bellissimo. Allora, io ti chiedo questo, Federica. È quindi una raccolta di racconti, scialle e poi splendi. Sì. E essendo tu un insegnante, per questi racconti ti sei ispirata a fatti, personaggi reali, quindi vicende veramente vissute, come hai giocato poi di fantasia? Raccontaci un po' come hai gestito la materia. I racconti sono 18 e sono tutti reali. Cioè parlano di ragazzi e ragazze che io ho conosciuto, che conosco davvero, ho cambiato i nomi, qualche situazione ovviamente l'ho modificata con la libertà dello scrittore ovviamente, no? Anche poi per mantenere ovviamente la privacy in modo che, come dire, nessuno si riconoscesse proprio in maniera palese, no? Però devo dire che sono racconti veri e ho voluto scriverli. Intanto perché li ho scritti in un momento in cui anch'io stavo attraversando un periodo di difficoltà e mi ha fatto molto riflettere il fatto che io stavo attraversando un momento di difficoltà, però da persona adulta, no? Per cui, come dire, tra virgolette, un po' più attrezzata a superare le difficoltà. Mentre io tutti i giorni ho davanti dei ragazzi e delle ragazze giovani, perché gli adolescenti con cui lavoro io vanno dagli 11 ai 13-14 anni, per cui sono ancora dei ragazzini, no, di fatto, eppure spesso e volentieri tanti di loro hanno delle storie di dolore, di sofferenza, di disagio alle spalle che a volte noi stessi non immaginiamo, no? E questo mi ha fatto riflettere molto e mi ha fatto venire voglia di scrivere un libro perché tutti potessero sapere che in questa generazione di ragazzi ci sono tanti ragazzi che sono costretti a vivere, pur essendo molto giovani, tante situazioni di disagio. E poi ho voluto comunicare però un messaggio di speranza, un messaggio positivo, perché se ricevono o lo stimolo giusto o l'aiuto giusto o solo se si sentono valorizzati, probabilmente tutti riescono a superare veramente se stessi e anche delle situazioni oggettivamente molto molto complicate, dolorose sotto tanti profili, perché tra l'altro la società di oggi è una società complessa in cui mancano punti di riferimento, e per cui sono venuti a mancare quelle che erano le agenzie educative, che invece forse erano parte della nostra, no, generazione. Noi avevamo dei punti, dei capisaldi che magari criticavamo alla loro età, eccetera, però comunque erano dei punti saldi. Ora spesso
neanche più la famiglia è un punto saldo, ci sono tanti personaggi delle mie storie che purtroppo la famiglia alle spalle non ce l'hanno neppure, ecco, oppure se ce l'hanno è zoppicante, fa il possibile però fa fatica, ecco. Per cui ho raccontato uno spaccato di realtà che però secondo me chi non è proprio a contatto con i ragazzi non conosce oppure vede con un'ottica diversa. Certo, quindi un libro sull'adolescenza essenzialmente, quindi su tutti quei problemi che spesso vengono sottovalutati, ma che in realtà hanno poi un peso enorme, no? Sulla costruzione poi dell'individuo futuro. Allora, io a questi punti sono molto curiosa e ti chiederei gentilmente di leggerci un breve estratto di quel libro, che un estratto che ti è sembrato, che ti sembra particolarmente significativo, in modo che possa anche stimolare la curiosità dei lettori e quindi ad acquistare il tuo libro. Certo, molto volentieri. Io ho scelto poche battute di un racconto che si intitola L'amore ai tempi dello smartphone. Non è una scelta casuale, intanto perché in questo momento, come dicevo, noi stiamo vivendo questa esperienza della didattica digitale che ci fa vivere tutti, ci costringe purtroppo a vivere tutti nella dimensione virtuale. E mentre all'inizio i ragazzi erano un po' entusiasti dalla novità, adesso noto che comunque la mancanza della relazione, della presenza, eccetera, eccetera, sicuramente manca, no? Però adesso c'è anche cominciano a sentire le difficoltà e i lati i svolti negativi di questa situazione. Cioè la situazione comincia a all'inizio la novità, ok, però adesso cominciano i nodi, vengono al pettine, quindi è un momento molto duro. Sì, è un momento molto molto delicato. Poi c'è da dire un'altra cosa, che i nostri ragazzi sono i cosiddetti nativi digitali, però soltanto per, ad esempio, i social che loro usano abitualmente. Però, ecco, l'introduzione all'uso di queste piattaforme, eccetera, li ha anche molto destabilizzati, perché non sono preparati a usare delle piattaforme, a lavorare facendo dei lavori scolastici sulle piattaforme. Però molto più in generale, anche per voi insegnanti, perché anche voi insegnanti avete dovuto in poco tempo organizzarvi e adattarvi a dei sistemi che anche per voi erano una novità. Sì, sì, infatti per noi è stata una mole di lavoro, prima di tutto una tegola che ci è caduta addosso, perché sinceramente noi non immaginavamo, noi pensavamo ad una sospensione didattica di un paio di settimane, non avevamo la percezione che si trattasse di quello che poi si è rivelato. Non si sperava, Nel momento in cui però ci siamo resi conto che invece la situazione era questa, ci siamo dovuti approntare e ci siamo, siamo partiti all'inizio, siamo partiti proprio da soli, cioè grazie ai colleghi che avevano un po' più di competenze e ci siamo proprio organizzati da soli. In un secondo tempo sono arrivati gli aiuti, diciamo così, dal Ministero, dalla Regione e via di seguito, anche perché in questo momento emergono anche le differenze sociali, perché bisogna avere gli strumenti per poter fare la didattica. Computer, oppure il microfono, che funziona, cioè anche uno smartphone diciamo di alto livello per poter gestire, esatto, per supportare un certo numero tot. Sì, 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 per cui ecco, questa esperienza mi ha fatto venire in mente questo racconto, anche perché poi voi sapete molto bene che uno dei problemi che si riscontra sempre più di frequente in riferimento all'uso dei social è quello del cyberbullismo. E è un problema di cui si parla tanto, però è un problema che, nonostante tutte le precauzioni che si prendano, nonostante tutta la formazione e la prevenzione che si fa, comunque noi ci dobbiamo fare continuamente i conti. E di conseguenza, dato che appunto a me è capitato, come capita a tutti gli insegnanti,
ho scritto un racconto che parla di questo ragazzo che vive il suo primo amore, ma purtroppo a un certo punto subisce un colpo terribile proprio per via di un abuso dei social. Benissimo. Allora, ascoltiamo. Il protagonista si chiama Fabio. Un pomeriggio incontrò un gruppo di compagni, tutti intenti a guardare qualcosa sullo smartphone, un video senz'altro. Ridevano, commentavano. Quando Fabio si avvicinò, colse al volo l'imbarazzo dei suoi amici che lo guardavano improvvisamente seri ed ammutoliti. Per un attimo non comprese, ma poi strappò dalle mani di Luca il cellulare e su quel piccolo schermo c'era la sua Alessia che si faceva baciare, accarezzare ed andava anche oltre con alcuni ragazzi più grandi. Fiera di sé, sorrideva compiaciuta davanti alla videocamera che la riprendeva. In quel momento al ragazzo mancò quasi il respiro. Sembrava che il cielo intero gli fosse piombato addosso, togliendogli l'aria dai polmoni, ed il suo cuore si spezzò. Alessia lo aveva preso in giro e quel video era stato pubblicato online, perciò tutti sapevano. La sua profonda ferita era nuda ed esposta agli occhi di chiunque avesse fatto un semplice click. Terribile, cioè una situazione pazzesca. Bello, molto, molto bello. Molto bello, brava. Brava, Federica. Bravissima. Senti Federica, volevamo sapere un pochino i tuoi progetti futuri, perché questo libro so che sta andando benissimo, sta percorrendo la sua strada, però per il futuro cosa hai intenzione di fare? Hai qualcosa in cantiere? Cambierai genere? Dici un po' qualcosa, cosa ci dobbiamo aspettare da te? Guarda, io vorrei tornare al romanzo adesso. E al momento il futuro faccio un po' fatica anch'io a dire la verità, di immaginarmelo, perché dopo tutto questo periodo di arresti domiciliari sono proprio ridotta ai minimi termini da questo punto di vista, perché dal punto di vista editoriale avevo un sacco di, come tutti quanti noi, appuntamenti, presentazioni eccetera, è tutto saltato, non sappiamo neppure a quando si potrà. All'anno prossimo. Sì, all'anno prossimo e chissà quando, ecco, chissà anche quando. L'anno prossimo, quando appunto. E, devo dire che in queste giornate, anche per distrarmi dallo stress acuto dello stare in casa e dell'essere in tre a fare didattica online contemporaneamente, perché oltre a me che insegno ci sono anche due figli, una all'università e una scuola che fa didattica online, è un incubo. E mi sono dedicata un pochino a scrivere qualche racconto, ho partecipato a qualche premio letterario, mi sono iscritta ad esempio al premio Sarzana e poi ho scritto anche un racconto che è stato pubblicato dall'antologia di Tomolo Edizioni, e per cui passo un pochino il tempo quando riesco a cercare di distrarmi e di rilassarmi scrivendo dei racconti. E il mio progetto sarebbe quello poi di trasformare uno di questi racconti, perché ne ho diversi in cantina, e trasformarlo in un romanzo, perché i racconti, che ovviamente fissano un limite tot di battute, stanno stretti i racconti, spingono. E adesso si vede che, essendo già costretta così a stare a casa, eccetera, anche la costrizione dello scrivere mi pesa un po'. È vero. Io lo scrivo molto volentieri, invece, perché avendo non tantissimo tempo, perché tanto tempo me lo porta via il lavoro, scrivere il racconto è più congeniale, no? E ho scritto un racconto per il premio letterario La Quara, perché l'anno scorso ho partecipato e mi sono classificata quinta. L'ho fatto leggere a un'amica, perché io per vedere se un racconto è decente, abbordabile, lo faccio leggere alle amiche. E l'amica mi ha detto, no, è bellissimo, l'unica cosa che poi però da questo racconto dovresti tirar fuori un romanzo, perché è troppo compresso. Io voglio sapere di più delle vicende. Doveva finire.
E allora ho detto che poi ci penseremo, adesso vediamo, tanto appunto. Vabbè, col tempo, insomma. Certo. Benissimo. Benissimo, grazie. Allora, io ringrazio tantissimo la nostra ospite Federica, le faccio i miei complimenti. Grazie, Federica. Incrociamo le dita per tutto e speriamo di leggere prossimamente i suoi lavori e anche il prossimo romanzo. Sicuramente. Io ringrazio voi. Tempi migliori. Sì, speriamo, perché anche perché peggiori. Ecco, appunto, o ci colpisce pure l'asteroide che è in ritardo da marzo, oppure non si arriva anche quella. Voglio essere ottimista e spero che ci sia una rinascita, anche un ritorno quantomeno alla normalità. Io sì, ora noi abbiamo scherzato, sì, però è importante anche proprio per il paese, perché ci sono tante persone che sono seriamente in difficoltà e per la salute e per la crisi economica che segue a quella sanitaria, perciò sicuramente il primo pensiero va a tutte queste persone. Poi noi è chiaro che abbiamo messo un po' di ironia anche nella nostra intervista. Io vi ringrazio. Assolutamente. Noi proviamo proprio, abbiamo cercato di mettere anche ironia proprio nella nostra piattaforma, chiamandoci appunto autori a domiciliari, cercando di drammatizzare per quanto possibile la situazione, perché vogliamo, cioè abbiamo deciso, ecco, di in qualche modo intrattenere un po' gli amici o tutti coloro che ci guardano, cercando di appunto far passare loro una mezz'oretta magari in serenità, di tenere un po' di compagnia alle persone che sono segregate in casa, perché ci sono anche persone che proprio sono veramente agli arresti domiciliari, soprattutto gli anziani, e quindi abbiamo cercato di dare un po' un tono un po' leggero, cercando di essere ottimisti e di alleviare un po' quello che è anche la noia quotidiana, perché la giornata in casa è lunga, soprattutto se si è da soli la giornata veramente non passa più. Esatto. Io terminerei qui la nostra intervista, la terminerei ricordando ancora una volta innanzitutto la nostra antologia, l'antologia a cui abbiamo partecipato tutte e tre, Federica e io e Isabella, che è l'antologia di Tomolo Edizioni. Si vede sì, che è una bellissima Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, e il cui ricavato va interamente in beneficenza agli ospedali di Modena. Se avete il piacere di comprarla direttamente dal sito della casa editrice, sicuramente il ricavato andrà investito in sicuramente bene. Benissimo. Io vi do l'appuntamento per mercoledì prossimo alla stessa ora, 17, sulla piattaforma Autori e Domiciliari. Vi ricordo che sarà con noi Alberto Maruddi, che è un bravo scrittore. È un tipo un po' particolare, perché oltre a scrivere è web designer, è un fotografo, e quindi penso che sarà sicuramente un'intervista. Sarà interessante. Interessante. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno. Grazie a voi, ragazze. In anticipo coloro che avranno il piacere o la pazienza di seguirci in differita, una passione grande, un bacio grande a tutti coloro che ci vedranno, e in particolar modo a Federica e Isabella. E ragazzi, ci vediamo presto, andiamo duro, e un arrivederci a presto. Ci vediamo, certo, ci vediamo, ce la faremo. Ce la faremo. Ciao. 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 Ciao.